Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di Sassuolo-Milan, partita finita 3-0 per il Milan. Il Milan è campione d'Italia. Mamma mia, veramente sono contento per il popolo rossonero, per i tifosi, per i milanisti. Almeno dopo 11 anni loro si portano a casa un trofeo meritato, lo scudetto meritato, per i tanti problemi avuto nel percorso, per 11 anni, ultimi 11 anni non andati poi così bene. Dopo tanti anni il Milan poi si porta a casa lo scudetto meritatamente, con questi giovani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di vincere, e appunto hanno voglia di vincere, e la voglia di vincere si è vista in questa partita, si è vista tutta in questa partita. Perché? Perché una squadra che inizia subito schiacciando il Sassuolo, una squadra che comunque gioca un buon calcio, però in fase difensiva fa è il suo punto debole la fase difensiva, però che partenza da parte del Milan, ma tutta la partita è stato un Milan dominante dove vince 3-0, stravince 3-0, veramente una cosa clamorosa che non me lo sarei aspettato. Mi sarei aspettato una partita equilibrata, ma non mi sarei aspettato un Milan dominante, straripante, un Milan che come inizia la partita subito lì a cercare il gol, a cercare subito dopo il 1-0 di chiuderlo, dopo il 2-0 cercare di fare un altro, ma sul 3-0 non è che il Milan si è arreso, anzi continuava ad attaccare ancora. Nel secondo tempo i ritmi forse si sono spenti un po', ma ci può anche stare, vero? Comunque tutta la partita, il Milan, la partita l'ha dominata, tutti i 90 minuti si è visto un grandissimo Milan, anche se l'Inter ha vinto 3-0, ma comunque doveva sperare che il Milan perdeva qui a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E loro comunque hanno vinto 3-0 contro la Sampdoria, però vittoria che non ci è servita a nulla. E sono contento per il Milan, perché è una squadra che se lo merita, una squadra che se lo merita, perché comunque l'Inter l'hanno anche aiutata su qualche episodio, perché ricordo il rigore non dato al Torino, fallo netto su Belotti di Ranocchia, e lì con un punto in meno il Milan già aveva vinto lo scudetto già la scorsa partita. E poi mettiamoci anche qualche altro cosa, che comunque qualche altro regalo, e i punti poi si iniziano a accumulare, mettendoli insieme te l'hanno fatto giocare fino all'ultima giornata. Ma l'Inter, io rimango sempre di quel parere che comunque era leggermente superiore al Milan, ma sia a livello di esperienza ma che a livello di giocatori. E guarda, non è poco, ci vuole esperienza per vincersi fatti sti scudetti. Milan non l'aveva, aveva solo qualche giocatore esperto, ma i giovani hanno dimostrato di aver voglia di vincere. Questo fatto veramente mi ha fatto fatto mi è rimasto a bocca aperta, perché comunque giovani che a inizio stagione ma dovevano lottare per andare in Champions League, poi si sono ritrovati a lottare con l'Inter,
a lottare con l'Inter e a vincere questa battaglia, essere campione d'Italia. Tutto ciò è partito dal progetto Pioli. Esonerano Giampaolo, visto che i risultati non arrivavano. Subentra Pioli. Ma Pioli è subentrato non per creare un progetto che poi l'hanno portato dove l'abbiamo visto a trionfare e a essere campione d'Italia, ma per fare il traghettatore. Cioè finiva la stagione, che è entrato a metà stagione, e sono nella Giampaolo, entra Pioli per poi a fine anno toglierlo da mezzo. Invece no, il progetto continua, doveva andare Ralf Rangnick, doveva l'attuale allenatore del Manchester United, tra l'altro esonerato, e subentra Ten Hag, Erik Ten Hag, e quindi Pioli da come era partito a ora, veramente. Ora Pioli is on fire, che poi all'inizio tutti dicevano Pioli out, senza non ancora doveva atterrare a Milano, ancora doveva fare una partita, Pioli out, ora Pioli is on fire, Pioli è un mostro. Un po' di fiducia anche prima, però comunque la mano comunque l'ha messa anche Ibrahimovic, un vero leader in campo, tecnico e mentale, perché il Milan è stato ha avuto questo qualcosa in più a livello di continuità mentale. Questo non deve, i meriti non devono andare solo a Stefano Pioli, ma soprattutto anche a Zlatan Ibrahimovic, che comunque ci ha portato mentale davvero impressionante da come ci ha trasmesso questa mentalità. E niente, campione d'Italia meritatamente, e gli interisti speravano tanto nel Sassuolo. Invece si trovano ora così, e l'anno scorso si trovano a trionfare da campione d'Italia in carica. Ora si trovano, non sono più loro i campioni d'Italia, e tra l'altro Inter e Milan hanno tutte e due 19 scudetti, quindi il Milan pareggia l'Inter a livello di scudetti. L'Inter poteva addirittura raddoppiare, non l'ha fatto perché non era tutto nelle sue mani, doveva sperare nel risultato negativo da parte del Milan. Allora, vi saluto, ciao ragazzi, ora mi vedo la Salernitana, mi gusto un po' questa lotta salvezza e niente.